Voglio star qui tutta la notte. Vado e torno. Che desidera? Veramente io... Ah, mi scusi, stavo preparando da mangiare ai miei gattini. Gli è morta la mamma, poverini, non fanno che miagolare. A lei piacciono i gattini? Sì, tantissimo. Senta, signora, io sto cercando un heavy metal, sa, uno di quei tipi vestiti in modo strano. Non mi parli di quel mascalzone. È stato lui che ha ucciso la mia gatta. Un gesto veramente crudele. Signora, che succede? Ho sentito un rumore. C'è questa bella ragazza che cerca quel mascalzone del 3B. Mi dia retta, lo lasci perdere. È un vero tipaccio, senza arte né parte. Uno che sfrutta le donne. Ma io voglio soltanto farmi pagare la corsa. Guardi che sarà difficile che ottenga soldi da uno come quello. È uno che vive solo di espedienti. È un buono a nulla. È solo capace ad ascoltare quell'orribile musica. Già. Senta, forse lei mi può aiutare. Se provasse lei... Davvero, mi dispiace, ma io non so niente. Devo finire il mio quadro ora. Mi scusi, eh. Ehi, dove sei? Io, Calypso. Dove sei? Ho paura, vogliono uccidermi. Calypso! No!
lo so, non lo so. Sì, invece, lo so chi vuole uccidermi. Io non volevo ucciderti, davvero. E credetemi, non volevo ucciderti. Evviva! Allo scampato pericolo. Evviva! 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 Ma come hai fatto a capire che l'assassino era il pittore? Perché l'assassino impugnava il coltello con la sinistra ed era l'unico mancino. Mi dispiace, davvero, mi dispiace, scusi. Sul momento ero rimasta ingannata dall'immagine riflessa nello specchio. Ma poi ho capito. Era lui l'unico ad avere un movente valido. Liberare la sorella dall'ossessione di quel terribile individuo. Non dirmi che avevi capito anche questo. Non era difficile. La donna del ritratto aveva la stessa collana. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Salute. Sì. Solo le donne riescono a notare certi particolari. Ciao. 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 Ehi, ma chi paga? Ma non avevi detto che offrivi tu?